Riorganizzazione interna per rilanciare il partito è l'obiettivo in questa fase per il PDL che riparte dal medico Renato Rametta, già consigliere comunale di Agrigento, ex centro-sinistra con la Margherita, ma da qualche anno con gli Azzurri, e lui il nuovo coordinatore cittadino ad Agrigento dopo l'abbandono di Giovanni Barbera, che ha abbracciato il progetto del sindaco Marco Zambuto. Incarico importante, specie in questa fase in cui il partito deve concentrarsi sulle amministrative della prossima primavera, ma provvisorio, precisa Rametta. A scegliere la guida cittadina sarà la base. Il primo punto all'ordine del giorno è la progettualità, preparare un progetto, un programma per la città, offrirlo alla comunità, e nel momento in cui poi ci saranno le primarie per candidato a sindaco, noi faremo le primarie di coalizione in cui parteciperanno tutti i cittadini, e chi sarà scelto come candidato alle primarie sarà il candidato a sindaco del centrodestra. Vice coordinatori del PDL di Agrigento, due donne, Daniela Catalano e Daniela Monreale. Al partito del segretario nazionale Angelino Alfano aderisce ufficialmente anche il neoconsigliere comunale Giuseppe Di Rosa, primo dei non eletti alle amministrative del 2007 nella lista dell'Udeur, e subentrato a Maurizio Calabrese, entrato a far parte della giunta Zambuto. Mi ero candidato là, ma il mio cuore era da questa parte. Sono tornato a casa, sono a casa mia. Qua un gruppo di amici col quale condividiamo un unico progetto politico. Oggi più che mai, perché c'è il rinnovamento del partito, si punta molto sui giovani, sul mondo dello sport, sul mondo della cultura. Il PDL è un partito in salute, affermano il coordinatore provinciale Nino Bosco e i parlamentari Vincenzo Fontana e Salvatore Iacolino, a differenza di quanto qualcuno voglia far credere, così come ha anche evidenziato la campagna di tesseramento. Adesso il Popolo della Libertà pensa alla costituzione di una coalizione vincente per le comunali di Agrigento. Ci piacerebbe aprire un dialogo con Forza del Sud, con Futuro e Libertà, con partiti che certamente non mi pare siano entrati all'interno della giunta comunale del sindaco di Agrigento, e che quindi anch'essi vogliono probabilmente lavorare ad un'alternativa politico-amministrativa all'amministrazione uscente. In modo che Agrigento possa avere una nuova guida sicura, affidabile, che pensi veramente alla città e non magari alle carriere personali, che sono, per carità, fanno parte pure del gioco, però ci sono delle priorità che bisogna assolutamente rispettare. Il PDL è un partito aperto, dinamico, flessibile, che guarda in prospettiva per la costruzione di quella casa dei moderati a cui in troppi forse in questo momento tendono. Il tesseramento è una premessa per un confronto serio e concreto che porti poi a realmente concretezza ad un territorio che ha bisogno di spinte energiche. Il governo Monti si è appena insediato, confidiamo che possa essere concreto e incisivo in stretto raccordo anche con il Parlamento europeo.